Parliamo di grandi orate, per grandi orate parliamo pesci che almeno fanno 1,7 kg, 1,8 kg, 2 kg a salire, quindi prevediamo già di pescare in posti dove magari ci troviamo in canna quando meno uno se l'aspetta, un pesce di 3,5 kg, 4 kg. Quindi pesci di taglia, dimentichiamo quindi il surfa, ombrine, un mormone, abbiamo a che fare con pesci molto molto potenti, che spesso se pescati in zone come quelle che stiamo affrontando, miste, sabbia, scoglio, con molti ostacoli sul fondo, c'è da considerare che il pesce va piuttosto forzato, non mandato a spasso, perché basta un decimo di secondo in cui il terminale tocca una roccia che questo si rompe. In tali circostanze si consiglia l'impiego di innanzitutto materiali fluorocarbon, che sono più duri e rendono meglio dal punto di vista antiabrasivo. Punto 2, diametri più grandi, no? I fili dello 0,20, 0,22 che spesso si usano dalle spiagge, ma decisamente i finali più robusti, a partire da uno 0,28-0,30, arrivare anche in condizioni in cui i pesci che girano sono di taglia e da forzare in maniera piuttosto forte, quindi anche diametri che toccano lo 0,40. Parliamo di zone miste, sabbia, scoglio, quindi due diversi biotopi, diversi ecosistemi si incontrano, quindi sono spesso queste le realtà più vive dal punto di vista di biodiversità e dove spesso troviamo i pesci d'Italia. Orate grandi che tendono ad essere molto selettive su alcune esche, quindi andremo a scegliere inneschi ad hoc per pesci di questo tipo. Se parliamo di granchio, parliamo di un'esca che cercheremo di mantenere viva, quindi freschissima, e che può essere innescata in maniera diversa, ad amo singolo, doppio amo e anche con tre ami nel caso di granchi molto grandi, che tra l'altro spesso sono particolarmente vincenti sulle orate d'Italia. Vediamoci insieme ora un bel combattimento. Ora vediamo un primo innesco di granchio che prevede un singolo amo. Prendiamo un granchio di una misura non esageratamente grande, utilizzeremo un amo del 2 per innescarlo. Prima cosa togliamo le dopodiché andremo a fare un tipo di innesco utilizzando del filo elastico. Con il filo elastico andremo ad avvolgere il nostro granchio lungo il carapace, cercando un po' anche di sfruttare quei piccoli taglietti che ha lateralmente per riuscire a far avere maggiore grip l'elastico stesso. Cerchiamo di non coprirgli proprio gli occhi, andare puntualmente a ripassare lungo quelle parti laterali dove appunto vi renderete conto che sugli angoli il filo elastico avrà molta presa. Ecco fatto. Poi chiudiamo con una serie di mezzi colli. Il nostro granchio ovviamente rimarrà molto vivo, così imbracato. Questo è un amo di tipo back, possiamo scegliere di varia grandezza, ma più o meno proporzionato alla grandezza del nostro amo. Bisogna ricordare che l'orata prende quasi praticamente sempre il granchio da dietro, quindi cerchiamo di avere la parte della punta dell'amo sempre in maniera arretrata rispetto al corpo del granchio.
Adesso come lo innescheremo? Andremo sostanzialmente con la punta dell'amo a prendere in maniera alternata una serie di spire del nostro filo elastico, che appunto questo rimarrà bloccato in maniera posteriore. Questa è sicuramente una soluzione ottima che mantiene il nostro granchio vivo, e ecco qua come rimane. L'amo è incastrato tra le spire dell'elastico e può essere lanciato quindi il granchio a tutta forza senza particolari problemi. Parliamo di orate. Orate grandi, quindi particolare attenzione va fatta nella scelta degli ami. Sapete l'apparato boccale che ha un'orata fortissima, una morsa, quindi è da scegliere sicuramente se cerchiamo poi pesci d'Italia ami molto resistenti. Per me il tipo di amo Back Hook è sicuramente il migliore, che andremo a scegliere tra misure del 6 fino ad arrivare anche all'1.0, 2.0 e a seconda del nostro innesco e del tipo di presentazione che vorremmo fare. Leghiamo il primo amo, che sarà l'unico in caso di inneschi che prevedono, ne prevedono uno solo. Questo stiamo utilizzando un finale dello 0,30 in fluorocarbon, che vedete che rimane un po' più rigido, ma che appunto garantisce un effetto antiabrasione eccezionale. Ecco. Questo è il primo amo. Nel caso in cui avremo bisogno di un secondo amo o di un terzo amo in linea, il più grande problema qual è? È quello di riuscire a fissare gli altri ami esattamente alla distanza che noi vogliamo. Ora andremo a vedere insieme un trucchetto, diciamo così, per ovviare a questa problematica. Questo trucchetto è l'impiego di un nodo chiamato nodo senza nodo. Questo è un secondo amo che dovremo legare a circa 1,5 cm dal primo per determinati inneschi, come appunto per esempio il granchio. Inseriamo l'amo che scorrerà sul finale. Arriviamo alla distanza voluta, per esempio questa, 1,5 cm. Blocchiamo filo ed amo con una mano e con l'altra faremo girare intorno al gambo 4-5 volte con 4-5 spire il terminale. Fatto questo, bloccheremo il tutto, andremo a prendere il capo libero del nostro finale e lo ripasseremo nell'occhiello dell'amo facendolo uscire sempre dalla punta verso la punta dello stesso. In questo modo e si realizzerà un nodo perfetto e il nostro amo sarà fissato esattamente a livello millimetrico nel punto che noi desideravamo. Ecco qua. Ora andiamo a innescare un granchio decisamente grande, ottimo per i pesci d'Italia. Togliamo le chele. Eccolo qua. Questo è un granchio che andremo ad innescare con due ami. Per fare ciò sfrutteremo i due fori lasciati dalle chele che sono state rimosse. Proprio lì andremo ad inserire i due ami, facendoli uscire sempre con la punta nella parte, diciamo, arretrata del granchio. Primo amo inserito, ora inseriamo il secondo sull'altro foro lasciato appunto dalla chela rimossa. Ecco qua. Ecco adesso la soluzione a due ami per il grosso granchio. Come vedete le punte sono nella parte bassa, le punte degli ami, e proprio sarà la zona dove l'orata andrà a mangiare il granchio mordendolo, e quindi trovando subito il nostro inganno. Così innescato il granchio a due ami, come
come appunto questo che ho in mano. Sicuramente è un innesco che regge anche lanci forti, però comunque se volessimo essere più sicuri possiamo anche rinforzare il tutto con del filo elastico che andremo a girare prendendo la zampetta, una delle zampette del granchio, quella più in alto, con del filo. Oppure, se abbiamo poco tempo e vogliamo trovare una soluzione rapida, possiamo anche fare dei mezzi colli. Ovviamente questo lo possiamo fare se il filo è piuttosto resistente e quindi non rischia di rovinarsi in questo modo. Facciamo 2-3 mezzi colli intorno alla prima zampetta, che appunto assorbiranno poi lo shock del lancio in questo modo. Come vedete, con questa soluzione il granchio rimane molto vivo e vispo. Ora andiamo a vedere un tipo di finale particolare che prevede tre ami ma montati in un certo determinato modo per innescare grandi granchi. Alleghiamo un primo amo con un nodo che preferiamo realizzare. Questo è un uninot. Tagliamo l'eccedenza. Fatti due ami, li avviciniamo, raddoppiamo quindi sostanzialmente il nylon, la parte che li unisce, e andiamoli a collegare al nostro finale. Lo facciamo con un Albright Special, quindi passiamo il filo nel tratto che lega i due ami, raddoppiato, blocchiamo tutto col dito, andiamo a fare una serie di spire in questo modo. Ne faremo una decina. Dopodiché ripasseremo il capo libero all'interno del filo raddoppiato, bagnando il tutto e tirando si realizzerà il nostro Albright. Ecco qua i nostri due ami attaccati al finale. Il finale sarà molto lungo, come abbiamo detto, sempre 1,80 m, 2 metri, anche di più, che taglieremo. Ok. Ora inseriremo il terzo amo. Questo lo faremo scorrere tutto lungo il terminale, arriveremo più o meno a questa distanza, circa 2 cm e mezzo dagli altri ami, e lo andremo a legare esattamente nel punto desiderato grazie a un nodo senza nodo. Quindi torneremo indietro con 4-5 spire lungo il gambo del terzo amo, poi col capo libero dall'altra parte preso del nostro terminale, entreremo nell'occhiello dell'amo dalla parte della punta e chiuderemo il nodo senza nodo. Ed è con noi il nostro finale a tre ami. Ecco qua. Ottimo per i granchi di grande dimensione. Ora vediamo una soluzione per innescare grandi granchi e con tre ami. Questo è particolarmente buono quando le orate in ballo sono grandi, ma ce ne sono magari anche in mezzo orate di branco, e quindi magari un amo in più aiuta molto. Quindi l'innesco prevede tre ami e i primi due, quelli più bassi, se ricordiamo la montatura che abbiamo fatto prima, andranno rispettivamente uno in un buco lasciato da una chela, l'altro
nel buco lasciato dall'altra chela, rimossi, rimosse, uno inserito, eccolo qua, inseriamo il secondo. Inserito anche il secondo. E ora l'ultimo amo, che sostanzialmente ha anche il ruolo un po' di reggere lo shock del lancio, che io lo inserisco nella parte centrale, che è un po' la parte della bocca del granchio, bucando poi il carapace nella parte alta. Fate in maniera progressiva, se no rischiate di spaccarlo, e invece facendo in maniera progressiva l'innesco viene perfetto senza problemi. Ecco qua, questo è il primo amo alto che regge un po' il tutto, e gli altri due posizione ferrante nella parte dietro. Guardate il granchio come rimane vispo e soprattutto ci rimarrà a lungo. Questa è decisamente una soluzione ottima per pescare dalle scogliere, appunto, nelle aree portuali, dove ovviamente poi i lanci non sono lanci estremi, sono spesso lanci con il piombo sospeso, ma comunque è richiesta, come appunto in questo caso, nel caso di questo innesco, una buona tenuta. Ecco un combattimento che lo dimostra. È grande, è grande. Parliamo di una serie, secondo me, veramente riuscita della Surfite, che è la serie Powered. Sono due canne, la prima è una 130 grammi, la seconda più potente è la serie 170 grammi. Da una bellissima cosmetica si può partire nel parlare di queste canne, che a mio avviso sono molto funzionali, telescopiche. Tra l'altro sono innamorato delle canne telescopiche, e molto adatte entrambe per il rockfish di cui parliamo, pesche dei porti, ma anche ovviamente per la pesca dalla spiaggia. Si riesce a lanciare con estrema semplicità, molto adatte anche ai neofiti, che riescono a piegare queste canne anche con semplici lanci sopra la testa. Hanno entrambe una lunghezza di 4,20 m, si distinguono per una placca porta mulinello veramente molto molto affidabile. Montano degli anelli Fuji Alconite serie K, quindi estremamente affidabili sia in termini di durata nel tempo sia in termini di antigroviglio, quindi potremo lanciare grazie a questi anelli in piena tranquillità. La bilanciatura e la rapidità nella chiusura del lancio sono inoltre garantiti dal sistema Gravity Power. Inoltre, queste canne contano sull'innovativo CRR, carbonio a risposta rapida, che agevola moltissimo l'angle nell'azione di lancio.